Chuck di Francesco Borgo da Berlino. Vi diamo il benvenuto ad una nuova puntata di Inner Talks, il format che sta provando un po' a raccontare in questi giorni di quarantena forzata le esperienze quotidiane di cittadini residenti all'estero. Oggi abbiamo in contatto, in collegamento Francesco Borgo da Berlino. Francesco è, tra le altre cose, musicista. Il suo nome d'arte è Naso. Abbiamo avuto il piacere di vivere una sua esibizione qualche settimana fa in collaborazione con l'assessorato alla cultura e al turismo del comune di Napoli. Oggi, dopo circa 3 settimane, volevo un attimo riprendere le file di discorso per capire a Berlino un po' cosa è cambiato e anche come ti stai ponendo tu materialmente nei confronti appunto di questa quarantena forzata, sia da un punto di vista artistico che dal punto di vista del tuo lavoro ordinario, che non è solo appunto quello di musicista. Allora, sì, ti do diciamo un mio resoconto molto personale perché tutto il resto delle informazioni si possono trovare, diciamo, sono facilmente reperibili e penso che insomma, la cosa che può essere un valore aggiunto può essere l'esperienza personale, come è stata nel caso degli altri ragazzi e degli altri ospiti vostri. E intanto grazie comunque dell'invito. L'educazione, prima cosa. Guarda, in realtà rispetto a 3 settimane fa non ci sono stati dei cambiamenti molto molto significativi, nel senso che le restrizioni che ci sono qua sono sempre molto blande, non sono restrizioni drastiche, non sono misure estreme, diciamo. Anche qui si può incorrere in delle multe, ma in realtà è molto difficile stabilire, è molto difficile valutare anche per la polizia che eventualmente ti dovesse fermare per strada nel caso in cui tu non stessi facendo jogging, ma stessi semplicemente passeggiando o una cosa del genere. È veramente molto difficile per le forze dell'ordine valutare il caso specifico dell'individuo. Quindi veramente non, mi sembra che non facciano altro che affidarsi al buon senso, diciamo, al buon senso comune. Questa è la mia impressione generale. E io, forse perché sono comunque bombardato da notizie dall'Italia e da altrove, io tendo a essere molto più, a starmene molto più rinchiuso in casa. Quindi esco veramente solamente per fare la spesa. E quindi la tua è una scelta personale piuttosto che un'imposizione dettata dalle normative attualmente vigenti in Germania? Sì, è una scelta personale perché in teoria, cioè in realtà poi quando esco vedo sempre che ci sono molte persone per strada. Ci sono molte persone Cosa è per cambiata nella tua quotidianità questa scelta? Appunto, innanzitutto sei riuscita a sedimentarsi nella tua quotidianità, se quindi questo ha influito, ha impattato sul tuo lavoro? E più in generale, appunto, se la stai vivendo in maniera differente dal resto dei tedeschi e delle altre persone che abitano appunto a Berlino, cosa questo ti fa sentire differente nel pratico, nel quotidiano rispetto agli altri? Anche da un punto di vista, te la butto là, hashtag produttività. Non mi sento molto differente dagli altri, è solamente credo che sia una questione di mentalità. Non lo so, io sono forse un po' più preoccupato, diciamo, rispetto a quella che mi sembra la media, perché, ti ripeto, uscendo per strada, ad esempio, andando al supermercato, rispetto a quello che sento dall'Italia, oppure non so, le foto che vedo, i servizi che posso vedere al telegiornale, eccetera, la situazione è completamente diversa. Non ci sono, cioè c'è un rispetto della distanza di sicurezza anche preso molto alla leggera, insomma, quelle che ci sono semplicemente delle indicazioni di massima, che sono comunque molto, molto vaghe. Appunto, quello di mantenere la distanza, non starnutire addosso alla gente, comunque sembra una buona condotta in generale. Lavorativamente invece come la sta vivendo la situazione? Lavorativamente io ho due lavori, ho un'attività di street food e poi faccio l'insegnante di inglese, faccio lezioni presso dei corsi aziendali di inglese. E in entrambe le situazioni è tutto completamente fermo, nel senso che al mondo dello street food è completamente fermo perché non ci sono eventi, in effetti. E
E in effetti poi il mondo dello street food si incontra spesso con quello dell'intrattenimento, no? Che è un mondo che forse tu conosci anche abbastanza bene. E, comunque, al momento non ci sono eventi, sarebbe impossibile anche solo pensarci. E il governo ha stanziato dei fondi per i quali insomma, le piccole aziende possono fare domanda. Stiamo andando in maniera abbastanza liscia. Io in questo momento, mentre noi parliamo, sono in attesa virtuale, in una fila virtuale per compilare questo modulo. Quindi diciamo al momento sei costretto chiaramente come tantissimi professionisti e dipendenti in qualche modo ad andare avanti con i sussidi. Questa è sicuramente la risposta in termini attuali, credo, necessaria. Da un punto di vista di immediato futuro, immagino che no, passate le ultime 3 settimane avrei anche avuto la possibilità di farsi diventare appunto qualche idea in testa un po' più grande. Una domanda a bruciapelo, magari non vorrei neanche essere posto in questo momento, ma data la situazione, pensi che il tuo futuro sarà a Berlino? Pensi che il tuo futuro sarà all'estero? Oppure in qualche modo questo credi che nel lungo andare avrà degli effetti tali da poterti far ripensare ad alcune scelte di vita che hai già compiuto? Hai ragione quando dicevi che non voleva essere fatto questa domanda. No, in realtà per adesso non penso ancora, no, non ho nessuna intenzione di spostarmi perché comunque Berlino resta un buon posto in cui vivere. E diciamo a provarlo c'è anche il fatto che comunque esiste un supporto, diciamo, esiste un sostegno da parte del governo, anche economico, e questa cosa non è ovviamente trascurabile. E soprattutto la cosa è che in realtà non riesco a immaginare come potrà essere il futuro, perché per il campo in cui lavoro, intendo quello dello street food, non ho idea di in che modalità potrebbero riprendere eventi in un futuro prossimo. Considera che se siamo abituati a lavorare in eventi con, non so, circa 2.000-3.000 persone, no? In media, io non riesco a immaginare come si possa riprodurre quella situazione un'altra volta nel breve periodo. Saranno modalità completamente diverse, quindi bisognerà vedere poi, a seconda di come passa il tempo e come si sviluppano le cose, se noi ci riusciamo a inventare un'altra modalità. E veramente al momento non sono proprio in grado di fare previsioni di nessun tipo a questo tempo. Però continui in qualche modo innanzitutto a non perdere l'ottimismo, che è una cosa molto importante, e poi ad avere fiducia nel sistema di welfare tedesco, che in qualche modo ad oggi non ti fa preoccupare più di tanto, diciamo, ovviamente nei limiti della situazione. Esatto, ad oggi sì, diciamo che c'è questa sicurezza, però io poi non è che ho tutto questo desiderio di campare con i soldi dello Certo, Stato. immagino che Però sia importante come concetto, però non senti l'acqua alla gola, che è una cosa no, importante. non fa la gola questo ovviamente perché io sono in una posizione privilegiata perché insomma negli ultimi 2 anni sono riuscito a lavorare bene, insomma, ho dei risparmi, ma sono in una posizione privilegiata sicuramente rispetto ad altri che magari stanno più con l'acqua al lavoro. Francesco, io voglio cogliere la palla al balzo per questo spirito ottimistico, per ascoltare qualche canzone che seguirei per noi e per il pubblico di Inner Talks. Giusto un passaggio, c'è stata appunto l'ultima live, l'ultima esibizione fatta in collaborazione con l'assessorato alla cultura e al turismo del Comune di Napoli. È stata fatta, l'abbiamo già ripetuto, circa 3 settimane fa. Sembra siano un po' cambiate anche emotivamente le modalità di approccio all'espressività. Quindi sono sicuro che sentiremo live leggermente diverso anche dall'ultimo che ci hai regalato. Hai colto bene, io volevo giusto dire due parole sul fatto che appunto una cosa che mi fa piacere vedere è che la scena berlinese musicale, che è un'altra scena che frequento naturalmente, mi sembra che stia reagendo in maniera abbastanza creativa, abbastanza positiva. Sto guardando e mi sembra una buona risposta. La cosa ovviamente è che il rischio è che ci sia una saturazione ovviamente materiale, perché ovviamente ormai aprire Instagram significa trovarsi davanti almeno 4-5 possibilità di concerti, di live in diretta, che rischia di diventare molto dispersivo.
Però io spero che, diciamo, questa buona volontà, poi una volta si appiana la situazione, può essere portata in una direzione più, non so, più concreta, meno dispersiva e più, non so come dire, insomma, più che gli si possa dare una forma, va, ecco. Più strutturata. Va Più strutturata, bravo, bella parola. bene, allora ti lascio a live e noi ci rivediamo tra pochissimo. Grazie ancora della bella chiacchierata. Grazie ad Alfredo, e grazie anche di avermi fatto partecipare con la musica a questo progetto di Inner Talks. È interessante sempre guardare, diciamo, sentire quelle storie di altri, da altre città, diciamo, oltre alle notizie che sentiamo nel quotidiano tutti quanti per radio, insomma, per televisione, sui giornali, dove ci piace informarci. Comunque, quindi grazie ancora di questa occasione, grazie ancora anche di avermi fatto suonare. Io suonerò dei pezzi, mi chiamo Nasov, in arte, diciamo, mi chiamo Nasov, e suonerò dei pezzi miei, e il primo si chiama Natural Disasters, hailstorms and hurricanes, tsunamis I fear, and I've always been petrified, but big loads of water, the sea and the too deep for me, too deep for me, too deep for me, too deep for me, too deep for me. Big loads of water, they seem to have caused the extinction of the dinosaurs, the end of the dinosaurs, the end of the end of the dinosaurs, the end of the dinosaurs.
Facciamo finta che stiate applaudendo, che qualcuno stia applaudendo come faccio nei miei concerti normali. Allora, il secondo pezzo si chiama Sneezes a Fan, parla degli starnuti e non c'è nessun riferimento al Covid-19, è semplicemente una canzone che ho scritto molto tempo fa, perché insomma le tematiche delle mie canzoni sono queste, fondamentalmente non si scostano molto da argomenti di cui potrebbe parlare un bambino tra i 10 e gli 11 anni. Quindi adesso gli suonerò Sneezes a Fan, un sorso d'acqua. E acqua l'ho messa nella tazza per far vedere. Sneezes are fun. They change your face. Sneezes are fun. Sneezes are good, they can be misunderstood. Sneezes are nice, they take you by surprise. Well, I don't like a priest, and I don't like a nun. Sneezes are fun. Sneezes are great. Once I did eight. Sneezes are sweet. They even involve your teeth. Well, you don't have to stay, but you don't need to run, 'cause sneezes are fun. Sneezes are fun. Sneezes are fun. Grazie mille. Questa era Sneezes are fun. E adesso volevo fare una piccola parentesi. L'altra volta ascoltavo il collegamento di Mauro Sommella da Amsterdam, che è anche lui un caro amico. Lui ha suonato con i Lev, l'esistenza dei mostri, eccetera. Quindi ha parlato naturalmente con Alfredo della nostalgia dei pezzi che ci ricordano il passato. E Alfredo ha detto una cosa che ho condiviso molto, cioè che è giusto, insomma, è bella questa specie di nostalgia, è una cosa dolce, ma insomma, è uno sguardo al futuro, è cosa ancora più dolce, diciamo, che quello che poi stanno facendo loro con Subcavo. Per cui io sono veramente molto ammirato e gli sono molto grato. Comunque, adesso farò un pezzo del mio gruppo dell'epoca, diciamo di quando vivevo a Napoli. Questo pezzo ci avrà, penso, almeno una quindicina d'anni, ce l'avrà. Ma non invecchia mai. Si chiama Mandarini a cena, perché, dato l'argomento, ovviamente, sono argomenti immortali come tutti quelli delle mie canzoni. Lavorare stanca, lo diceva anche mio zio. Lavorare stanca, lo dico sempre anch'io. Questo mio tormento.
ma da quando ci sei tu, mandarini a cena, mandarini a cena. Li offre sempre anche mio zio, mandarini a cena. Li offro sempre anch'io. Questo mio tormento è un bell'argomento, ma da quando ci sei tu, mandarini a cena. Questo è stato, diciamo, il mio omaggio al concetto di nostalgia. Proseguirò con altri due brani prima di lasciarvi al vostro pomeriggio eccezionale. Sarà sicuramente eccezionale quanto il mio. Il prossimo brano si chiama The Wildlife Blues ed è un brano che sarebbe stato sull'EP che avevo in programma di registrare. E proprio quando avevamo deciso, insomma, di mettere in moto tutta la macchina, ovviamente, insomma, è successa questa cosa del coronavirus e adesso è chiaro che diciamo, la mancata registrazione di questo disco è forse una delle cose, cioè la cosa meno importante in tutta questa storia, anzi forse potrebbe essere visto come un vantaggio da alcuni, diciamo. Però chiaramente fa parte di quelle limitazioni che nella sfera privata e personale dispiacciono, e sicuramente spero di riuscire a riregistrarlo, insomma, quando usciremo da questa bolla. Il pezzo si chiama Wildlife Blues perché parla del fatto che io sono amante degli animali, ma nonostante questo, nonostante viaggi molto magari proprio con l'idea di riuscire a vederne, in realtà non mi ci imbatto mai, perché per un motivo o per un altro non riesco mai a vedere questa fauna. Dunque vada. As you can tell, I'm fascinated by necessarily exotic ones. So I traveled the world, cause I wanted to see them a lot. But when I'm around, wildlife blues about the animals I want to see. I got wildlife blues. Oh, it has got me. Most of my
friends. I've seen a chimpanzee, not me. One day I saw a pig. It was big. Once I had thought I'd seen a snake. It was fake. So I got wildlife blues about the animals I wanna see. Got me, I got the wildlife blues about the animals I wanna see. I got wildlife blues, oh yeah, it's got me. Grazie mille, generalmente seguono gli applausi alla questa esecuzione, quindi sicuramente voi starete applaudendo a casa davanti al telefono, davanti al computer dove stare. Comunque farò l'ultimo pezzo adesso con grande dolore, vi lascio, ma con grande dolore vostro soprattutto. Faccio l'ultimo pezzo che si chiama I Blow Your Nose, e come dicevo verrà registrato, sarà parte del mio nuovo EP. È una canzone d'amore, una canzone d'amore che parla del fatto di soffiare il naso ad un'altra persona che non sia se stessa, appunto. E quindi diciamo una canzone d'amore nel senso che il soffiare il naso a terzi, ad un'altra persona, è un gesto, secondo me, di intimità che supera le barriere dell'intimità, supera i confini dell'intimità, diciamo, più quotidiana che si può trovare. E diciamo è un gesto che forse è riservato veramente a poche persone speciali nella nostra vita, e quindi ve lo dedico con l'augurio, diciamo, di avere già al vostro fianco una persona speciale, di trovarla se la volete, se non la volete a me non cambia niente proprio. Of all the expressions of love, holding hands is one of them, and a kiss is just a kiss. Is it just a kiss though? I don't think so. It's fluid that we exchange with essentially a stranger. Ain't that impressive? Oh, but your nose is really well done. Your nostrils are tunnels to the stars. I feel so close, I blow your di nuovo in collegamento per Nel Talks, e ancora con noi Francesco Bordo da Berlino in Arte Naso, che ci ha appena regalato l'esibizione di un po' di brani. E Francesco,
Come ci dicevamo qualche minuto fa, come dire, stai raccontando forse anche oggi in maniera esperienziale quello che stai vivendo, e ci ha anche un po' fatto un piccolo passaggio sulla scena berlinese, anche sull'idea che forse questa forma d'arte si possa strutturare un po' di più. Nei giorni scorsi è nato questo dibattito sul nostro canale, ad esempio sulla forma del teatro. C'era il professor Armando Rotondi che parlava di possibilità di sperimentazione del nuovo teatro digitale, c'era Marco Tajani che invece anche si occupa di formazione teatrale, adesso si trova ad Abu Dhabi, che dice no, forse il teatro, laddove chiaramente la situazione dovesse andare avanti in questo modo, potremmo addirittura considerarlo finto. Per la musica invece forse non è ancora arrivato il momento, diciamo, di dichiararla morta, anzi c'è una sovrapproduzione che potrebbe strutturarsi in qualche modo particolare. Tu al riguardo hai un'idea oppure ti senti in questo momento semplicemente andare con il flow di questa nuova egemonia virtuale che sta nascendo? Ma in verità io sono un po' diviso su questa cosa perché da un lato credo che appunto che suonare e fare, continuare a suonare, continuare a creare, continuare a condividere il proprio contenuto sia una cosa positiva. In altri momenti mi sento più vicino a quelli che diciamo tendono a suggerire che forse il silenzio in un momento del genere possa essere la cosa più saggia e la cosa più rispettosa. Diciamo, anche nei confronti di quelli che magari stanno morendo, stanno soffrendo e stanno passando un sacco di guai in questo momento particolare. Però la cosa è di scala talmente globale, cioè talmente enorme la dimensione di quello che stiamo vivendo, che faccio fatica a pensare che il silenzio possa essere una risposta, diciamo, sempre la risposta giusta. Generalmente. Come forma generale invece della musica, delle nuove modalità espressive, pensi che cambierà in qualche modo anche la possibilità di fruizione? Tu parlavi prima di piccoli grandi eventi, immagino un concerto di neanche troppe persone, di 10.000 persone, tutte ammassate, accalcate, che fanno parte, in qualche modo integrano anche il modo di esperienza in cui si sta avvenendo il concerto stesso. Lo reputi ancora plausibile o in cuor tuo in qualche modo è qualcosa che senti dovrà cambiare? Quindi, non lo so, facendo ad esempio, ritorneranno forse i concerti con meno spettatori distanziati tra di loro, ma più finalizzati all'ascolto? Questo veramente, questa è un'altra cosa che non riesco a immaginare, perché non, adesso per percepire un concerto con 10.000 persone sarebbe una follia, ovviamente. Non riesco a pensare quando e come potrebbero essere le modalità di riprodurre quella volta, quindi avere un'altra volta un concerto, di andare a assistere a un concerto insieme ad altre migliaia di persone. Sì, probabilmente cambieranno le modalità di produzione. Cambiando, cioè diremmo, dobbiamo fare. Un po' fatalista. Uno degli aspetti positivi potrebbe essere, ne parlavo l'altro giorno con Mauro Sumilla, in collegamento ad Amsterdam, quella lì magari di creare finalmente brani multitraccia a distanza, quindi sarà possibile, come già lo è, però magari saremmo stimolati a collaborare con musicisti altrove, sicuramente con meno enfasi di costruzione in sala, ma potrebbero nascere esperienze anche produttive interessanti. E questo infatti è una cosa che già sta succedendo. Questo, per esempio, già nella mia piccolissima sfera privata, è una cosa che già sta succedendo. Mi rendo conto che avendo tempo a disposizione, ovviamente, mi viene anche la curiosità di provare altre cose. Allora, perché no? Effettivamente, questa è una cosa bella e interessante. Io sogno un domani di riuscire a fare un brano con Mauro Sommella, mentre lui sta a Amsterdam, non so, facciamo un brano assieme. Spero sia un augurio comune e faccio in bocca al lupo. Nel frattempo ti ringrazio ancora per averci fatto compagnia e averci portato in casa tua, innanzitutto con un Inner Talks, questo racconto un po' intimista che stiamo portando avanti come concezione all'interno di questo programma. Ti saluto, ti faccio il mio in bocca al lupo sperando di risentirti presto, non so se di nuovo tra 3 settimane, ma in qualche modo spero di riuscire a dare qualche aggiornamento anche, diciamo, di tua sponte quando laddove vorrai. Ringrazio Subcava Sonora e Difesa Autore per aver permesso il collegamento per la diffusione di questo format e chiaramente saluto il nostro pubblico. Lascio a te l'ultima parola prima di salutarci. Perfetto.
Sono io che ringrazio voi. L'ultima parola deve essere per forza un grazie. Sono io che ringrazio voi comunque di essere venuti a casa mia. E grazie su Cava, insomma, di stare portando avanti questa cosa, perché almeno è un momento, diciamo, è un momento di bellezza in questo bordello generale che stiamo facendo. Quindi l'ultima parola è un ringraziamento, è un grazie.